dell'ambiente. Quella dell'ambiente è un settore trasversale che riguarda tutti i settori di sviluppo. L'ambiente deve essere vissuto come una risorsa, non come un limite alle attività produttive, come è stato considerato con una politica sbagliata e demagogica fino ad oggi. Allora, guardate, sulla bonifica, la bonifica va fatta senza se e senza ma. Facciamola questa bonifica, non continuiamo a parlare, fatela, fatela, perché ci sono ormai delle tecniche consolidate. Però quello che è ancora più importante è il post bonifica. Noi dobbiamo riqualificare quei siti, che oggi ci sono siti industriali ma dobbiamo dare una vocazione turistica. E qui, guardate, noi pensiamo che bisogna pensare in maniera seria, concreta, il discorso dell'antica Crotone, che è una grande opportunità. E poi dobbiamo creare un museo del mare e un grande acquario, ma un acquario a livello mondiale. E guardate qua, non pensate che quando io faccio queste proposte mi viene un po' da farneticare, perché non è così. Non è così, perché noi abbiamo altri esempi, no? Abbiamo altri esempi, per esempio in Europa, in Spagna, una città industriale, Bilbao, in piena decadenza industriale. Eppure è bastata un'idea forte, creare un museo, il Guggenheim, eppure significava rilanciare questa grande città. E noi possiamo fare la stessa cosa a Crotone. Dobbiamo diventare attrattivi, dobbiamo far venire la gente a Crotone, gli dobbiamo offrire delle attrattive, se no la gente non viene, perché non siamo l'ombelico del mondo. Energia rinnovabile. Noi abbiamo una grande potenzialità, una grande risorsa, che è il sole, no? Il sole è una grande risorsa. E allora noi pensiamo che Crotone, che è il distretto energetico, deve lanciare una proposta per un centro nazionale sulle rinnovabili, perché questo è importante. È importante perché aiuta lo sviluppo del territorio. Ma è chiaro che questo significa riempire di contenuti il distretto energetico che noi ci abbiamo a Crotone, ma che oggi è vuoto, che oggi non dà benefici. Voi sapete che c'è un accordo fatto con lei, da questa amministrazione comunale, dal sindaco che si è candidato, perché qua c'è anche questa grande cultura: uno fa una cosa e non la finisce mai, così non ti può giudicare nessuno, perché la politica è un mestiere. Quell'accordo prevedeva di dare ende metano a costi ridotti per le aziende del distretto energetico, eppure non si è fatto niente, se non cassetto, forse perché si è distratti dalle campagne elettorali. Allora, anche qui, no? Sul discorso di energia rinnovabile, non è che io voglio fare, come vedete noi stiamo facendo proposte, però alcune cose bisogna dirle, perché sennò la gente libera come voi non le sa. Noi abbiamo la peggiore legge sull'energia che esiste in Italia, e chi l'ha fatta? Il nostro Ciccio Sulla, il quale però non ha modificato quello che era successo nei primi 3 anni, quando hanno fatto impianti eolici dove hanno voluto, quando si sono organizzati pochi noti e ignoti. E oggi invece che si fa? Che chi vuole fare impresa nel settore rinnovabile non la può fare, perché hanno costruito una legge che dice no agli imprenditori sani. Questa è la politica che ha fatto negli ultimi 5 anni a Cazzo Oliero. Questo è quello che ci sta regalando, anche in questo settore. Turismo. Chi è che non parla di turismo? Chi è che non dice delle banalità sul turismo? Chi è che non dice, ci vuole più turismo? Però il turismo bisogna fare, bisogna avere la cultura del turismo, bisogna metterci delle idee concrete, ma prima bisogna sapere che ci sono delle cose essenziali per poter fare turismo. Allora la prima cosa è utilizzare le risorse che ci abbiamo, una rete di porti turistici. Noi abbiamo le Castelle, abbiamo Crotone, abbiamo Cirò Marina, 3 porti che vanno sfruttati.
che vanno utilizzati. Bisogna, perché anche un'occasione di formare giovani che si occupano di turismo in maniera molto più tecnica e professionale di quello che viene fatto oggi. E poi la messa in sicurezza dell'aeroporto, senza dimenticare che questo territorio c'è una grande fortuna, perché a pochi chilometri c'è anche un turismo montano, cioè abbiamo Trepidò, che non è stata finanziata, perché stranamente c'è una gestione privata, però la proprietà è pubblica. Probabilmente l'imprenditore non era di sinistra, quindi mi hanno detto che Trepidò non doveva essere finanziata. Questo è il malcostume, però vedete, io ho parlato di reti molto turistici, parlo dell'aeroporto, non parlo di 106, perché voi sapete che se ne occupa Nando Caruso, quindi io lo ringrazio perché lui che è un grande aspetto, sempre stato. Però non parlo di 106, però parlo delle strade provinciali che l'altro giorno per andare io e Maurizio da qui a Pesolare ci abbiamo messo 2 ore. Allora queste strade provinciali, no? Ma in questi 15 anni la provincia che cosa fa? Che cosa fa? Perché non mette in sicurezza queste strade? Perché queste strade bastano a frana? Perché c'erano 5 paesi isolati? Ma questo io penso che in questo noi dobbiamo dare delle risposte, perché non possiamo occuparci sempre solo di grandi opere e non pensare che questa è una provincia che c'ha tanti paesi che tutti i giorni magari devono venire qua, che nella città, nella provincia di Crotone e hanno disagi enormi, ci mettono ore nei trasferimenti per lavoro, per la salute e per tante altre cose. Allora anche questa è una cosa che va rivista in maniera seria e più fattiva. E poi beni culturali. Non ripeto che l'opera di Saverio, perché sennò sempre ve lo cito troppo, ma è la verità. Il distretto dei beni culturali nasce con un finanziamento che Saverio ci dà quando nasce e si è formato il distretto di 15 milioni di euro. Poi, dopo il nulla. Allora anche qui noi dobbiamo avere un'idea forte, no? E l'idea forte secondo me è quella del polo museale. Io penso che se noi lanciamo questo polo, che mette in rete le nostre bellezze e che può diventare anche un esempio anche per le altre province, perché se noi lo realizziamo a Crotone lo mettiamo a disposizione anche dell'intera Calabria, perché noi ci stiamo presentando ragazzi al Consiglio regionale, quindi non dobbiamo essere dei campanilisti, noi dobbiamo portare avanti una politica regionale con una specificità del territorio di Crotone. Certo, il territorio lo dobbiamo difendere, caro Saverio, il territorio in questi anni non è stato difeso, è stato difeso magari da un regino ma non dai crotonesi che hanno avuto il ruolo e si sono girati dall'altra parte. E accanto al polo museale bisogna lanciare anche un centro di archeologia e di biologia italiana, perché abbiamo delle forti potenzialità e servono secondo me per mettere in rete tutto questo grande patrimonio che ci abbiamo, che tra l'altro è di grande aiuto al turismo, perché il turismo su che cosa si basa? Si basa sui beni culturali e anche sui circuiti enogastronomici, perché noi dobbiamo valorizzare le cose che ci abbiamo, se no non si spiegherebbe perché la gente deve venire da noi. Agroalimentare. L'agroalimentare, guardate, c'è un problema fondamentale che è la commercializzazione. Noi anche qui è giusto che nascono nuove imprese, ma dobbiamo rafforzare la rete commerciale delle nostre imprese agroalimentari. E qua abbiamo, poi dobbiamo valorizzare le filiere, dobbiamo rendere operativo il distretto agroalimentare e poi dobbiamo puntare sull'agriturismo. Però voglio tornare, perché qua un progetto sull'agroalimentare c'era, un progetto importante che ha coinvolto 550 imprese, che prevedeva tutto il discorso della filiera, della banda larga, rendeva possibili le comunicazioni tra impresa e impresa, tra impresa e mercato. Questo bando di 12 milioni e mezzo di euro, che era stato dato non
dalla regione Calabria, ma dal ministro Stacca, e che era arrivato alla fine, c'era arrivato all'apertura delle buste, sentite e tremate. Ebbene, a Gazzoliero, con un provvedimento illegale, lo affida a una società in house di Galanzara. Questa è una vergogna, ed è una vergogna, perché insieme a me, insieme a Gaetano, in quel consiglio direttivo del parco scientifico c'era anche Ciccio Sulla come sindaco di Cutro, e quando Gazzoliero ha preso questo progetto, l'ha scippato dalle aziende crotonesi, ha sottratto lavoro a giovani che lavoravano in questa struttura per dare una società che si occupa di tutt'altro, una società in house terrazzata. Ebbene, Ciccio Sulla per primo e gli altri che avevano responsabilità regionale si sono girati dall'altra parte, hanno detto: ma che cos'è questo parco scientifico? Che cos'è questo progetto? Ecco, noi vogliamo che questo non succeda più, perché se no